Siamo a Pila, Val d'Aosta, 1800 metri sul livello del mare, questa bellissima valle che si raggiunge in soli 15 minuti di cabinovia proprio dalla città di Aosta, una terra che offre tanto per il turismo e non solo, turismo, sport, enogastronomia. State con noi, salite in sella e scoprite questi territori meravigliosi. La stagione estiva è partita e qui a Pila c'è veramente di tutto per i biker. Si può sfruttare gli impianti invernali anche in ottica estiva e voi l'avete dimostrato ampiamente. Sì, non è una novità perché ormai sono più di 15 anni che la Pila SPA ha investito in questo settore, perché l'importanza dell'estate non è più intesa come una liaison, come un passaggio tra inverno e inverno, ma ha diciamo, la sua dinamica, i suoi fatturati, la sua importanza. Quindi è chiaro che abbiamo velocizzato tutti gli investimenti, andando comunque ad ampliare l'offerta. Una volta Pila era solo downhill, quindi era solo gravity, perché la società gestendo gli impianti, diciamo, andava su quello. Invece adesso l'offerta è completa, perché abbiamo tracciato una pista di cross country ormai sono 3 anni fa. Ci stiamo impegnando tantissimo sui tracciati e-bike e in più per il Gravity sempre abbiamo fatto una pista, una family, una pista comunque molto molto facile, molto flow, che passa su tutto il comprensorio, che è lunga circa 6 km. Tra l'altro siamo vicinissimi alle salite alpine più storiche, quindi veramente questo può essere un posto anche di partenza per itinerari misti gravel, strada, che portano magari, che ne so, da Morgé sul San Bernardo, piuttosto che, insomma, per fare anche giri un po' più lunghi. Ti faccio una domanda: quest'anno con il Covid quasi tutte le APT stanno comunque sfruttando il pubblico italiano, voi come eravate messi prima? E ovviamente che aspettative avete da adesso fino alla fine della stagione? Sì, è vero che pare che la montagna, perché adesso non possiamo ancora tirare un bilancio perché è il terzo weekend di apertura, anche se siamo aperti, diciamo, tutti i giorni,
Però pare che la montagna senta meno, diciamo, di questo problema che tutti appunto stiamo patendo. E quindi noi pensiamo e stiamo preparando appunto un'offerta che sia per tutti, quindi per le famiglie. Diciamo che Pila ha molti appartamenti, quindi il distanziamento fisico è naturale, non bisogna neanche, cioè, normalmente una stazione come la nostra è in grado di ospitare durante l'inverno 7.000-8.000, 9.000 persone, e quindi è chiaro che durante l'estate, anche se ne abbiamo tante, che ne abbiamo, che ne so, 1.500, non ci incontriamo neanche, quindi tutte le strutture sono assolutamente sovradimensionate addirittura per quello che può essere invece un'accoglienza che è quella estiva. Un'ultima domanda: qui quest'anno si dovevano tenere nuovamente i campionati europei giovanili, tra l'altro teatro anche dei campionati italiani, come hai ricordato tu, questa pista di cross country è stata teatro nel 2018 degli italiani assoluti, verrà la nazionale, mi hanno detto, di Mirko Celestino nei prossimi giorni, quindi c'è la volontà di magari riprovare a riospitare eventi di questo tipo qui? Sì, noi contiamo sugli eventi perché fa parte della nostra promozione. C'è una promozione che ha, diciamo, i suoi canali, e quella degli eventi sportivi è comunque un altro che vogliamo perseguire assolutamente. È chiaro che con le federazioni bisogna partire con molto anticipo, quindi all'inizio non, il comitato organizzatore non se l'è sentita, ma giustamente, quindi è chiaro che è un appuntamento solo rimandato. Siamo al Lago della Société con Francesco Colombo, responsabile comunicazione di Pila Bike Land. Francesco, questa è una zona bellissima per chi ama la bici, per chi fa bici, e insomma il vostro parco offre veramente tante tante possibilità. Sì, assolutamente, come hai detto la conca di Pila è un posto magnifico, siamo a 1900 metri d'altitudine, molto vicino all'autostrada grazie anche alla gabbionovia che collega Aosta a Pila, e il bike park è molto molto completo, ha tantissime piste sia per già i praticanti più esperti, ma anche ultimamente abbiamo allargato la nostra clientela con piste molto più facili per le famiglie o per i neofiti, e in più offriamo servizi di guide, servizi di noleggio e anche di corsi di formazione o di guida di atleti, di bikers. Non solo discesa ma anche cross country, abbiamo oggi affrontato con le bike una parte, la parte di lancio del tracciato di XC che ha ospitato i campionati italiani nel 2018. Sempre più squadre, sempre più atleti, ne abbiamo trovati alcuni che vedrete nell'intervista che ho fatto appunto in questi giorni, sempre più atleti scelgono Pila per prepararsi. Sicuramente la pista da cross country è un vanto per Pila, e trovandosi appunto a un'altitudine di circa 2000 metri offre un sacco di possibilità per team molto forti, molto importanti, di allenarsi in altura, e inoltre il percorso è molto tecnico, quindi anche team di Coppa del Mondo, comunque di livello europeo, vengono qua a allenarsi. Una cosa che ho notato un po' oggi e anche ieri, parecchi atleti, anche ex azzurri, frequentano come ora guide appunto questo territorio, hanno voluto dare il loro supporto nel territorio che li ha visti nascere, nel tuo caso no, hai scelto questo territorio, quindi la domanda che ti faccio è, e magari può essere anche un po' uno spunto per tutti gli atleti che magari sono verso fine carriera, insomma, fare questi corsi, la federazione ne fa sempre ogni anno, può portare poi anche uno sbocco lavorativo? Sicuramente sì, specialmente per gli amanti della mountain bike, fare della mountain bike il proprio lavoro secondo me è il massimo, e qua poi nella conca di Pila, in questo posto magnifico, penso non ci sia niente di meglio.
dopo i cross countryisti abbiamo trovato qui a Pila anche gli enduristi, Matteo Raimondi. Matteo, le gare tardano a cominciare, ma insomma voi siete qua pronti, venite a girare per allenarvi. Assolutamente sì, veniamo qua per allenarci, ma in primis per il divertimento. Le gare non ci sono, di conseguenza ci piace venire a girare qui a Pila tutti insieme. I sentieri sono molto belli, velocissimi, quindi oltre ad essere divertenti ci alleniamo anche appunto sulla parte discesistica e sulle sezioni più veloci. Più tra l'altro siamo anche in compagnia dei discesisti più forti d'Italia come Loris Revelli, e quindi il divertimento assicurato. Quindi imparate spesso, voi uscite spesso anche con i downhiller, no? Certo, sia con i downhiller che con i cross countryisti, appunto per l'enduro essendo una disciplina dove bisogna essere polivalenti, è utile girare sia con un tipo di rider che con un altro. La maglia tricolore di Marcello Pesente, anche te Marcello qui a girare. Sì, ovviamente giriamo in compagnia, ci divertiamo e aspettiamo le gare. Questo serve sia come per allenamento sia tecnico che fisico, che ovviamente facendo 14 discese in un giorno si fa fatica comunque, ma cosa più importante, ci divertiamo tutti insieme, siamo un gruppo di 15 e ogni discesa è sempre qualcosa di nuovo. È una battaglia oppure la battaglia c'è solo quando si attacca al numero? Ma no, c'è sempre un po' di tu hai fatto meglio con la curva lì, tu hai fatto meglio l'altra, io quel pezzo lì non riesco a farlo, quindi è sempre un confronto ogni discesa. Ti faccio una domanda da campione d'Italia. Com'è quest'anno di lockdown dove probabilmente se si salva magari il campionato italiano, tu hai corso pochissimo con la maglia tricolore? Spero si faccia comunque l'italiano, perché mi piacerebbe, non dico rivincerlo, però rimettere in palio la maglia contro i miei amici e avversari. Abbiamo tutta la crema questa settimana, Pila, Matteo, Berta. Matteo, innanzitutto anche per te, sei di questa zona, insomma sei della Val d'Aosta, tu e anche tua sorella Martina, però avete deciso di restare qui, non vi vedo mai girare molto, scegliete sempre questi track di zona perché avete comunque dei percorsi spettacolari. Sì, la Valle d'Aosta è un paradiso, Pila è veramente fantastico, piste super allenanti, molto veloci, molto artificiale, che magari è quello su cui siamo un po' più carenti noi enduristi, quindi adesso che poi non ci sono competizioni ne approfittiamo per riunirci tra amici avversari tra virgolette, quindi alla fine oltre che girare tutti assieme e divertirci ci si sprona, si migliora, è utile.